Perché parliamo del mito del Don Giovanni? Cosa può dirci ancora oggi l'opera di Mozart? Che verità ci mostra? Nel cercare di capirlo parleremo di narcisismo, di mania di grandezza, di delirio di onnipotenza. Parleremo di mascheramento dell'identità. Ciò che può dirci questo mito è che noi ci illudiamo di essere liberi quando invece siamo schiavi del piacere, del potere, che è sempre prevaricazione sull'altro, o siamo schiavi della ragione e soprattutto siamo schiavi dei nostri complessi finché non li contattiamo per capirne l'origine. La psicanalisi ci ha insegnato che non siamo padroni di noi stessi e allora per cercare di capire partiamo dagli elementi chiave della personalità del Don Giovanni, che sono l'avventurosità, il gusto per ciò che è esagerato, l'amore per il rocambolesco, la passione per il sensazionalismo dei travestimenti, il brivido dell'imprevisto. Questo tipo di seduzione si caratterizza come gusto della beffa. È intrisa proprio di esibizionistica teatralità e appare come un gioco scaltro. La vena popolare ha sempre ritratto il Don Giovanni come un eroe trasgressivo e impenitente, un personaggio privo di scrupoli, astuto, che sfida la morte invitandola a cena e che si ribella alle leggi della morale. Gli artisti hanno molto amato la vitalità del suo desiderio e l'esuberanza dei suoi comportamenti. Hanno amato questo eroismo solare, la tracotanza ed il coraggio, la smania di protagonismo, il gusto della beffa, che però non porta nessun senso di colpa. Il senso di colpa del nostro Don Giovanni appare del tutto scisso, assente. La psicologia analitica junghiana considera il Don Giovannismo come uno dei possibili effetti del complesso materno, vale a dire il figlio che cerca inconsciamente la madre in ogni donna e non riesce a trovarla, perché nessuna risulta alla sua altezza. Ora, questa ricerca si basa su una mancata separazione dalla figura materna, che ha come conseguenza la nascita di un complesso edipico irrisolto. Vale a dire, se in ogni donna si rincorre la madre, ogni uomo rappresenta il nemico mortale per eccellenza, cioè il padre, il legittimo proprietario. Stando così le cose, l'amore per la madre non può oltrepassare le barriere dell'incesto e quindi del divieto e viene macchiato dall'oscenità di una colpa terribile che attira il castigo. Otto Rank dice che il motivo della colpa e della punizione è il vero leitmotiv della vicenda dongiovannesca. Infatti, nelle tante versioni del mito sono facilmente rintracciabili dei personaggi che rappresentano il padre del Don Giovanni o sono dei suoi sostituti simbolici, come la statua di Don Gonzalo che Don Giovanni ha ucciso e in cui Rank vede il ritorno del fantasma paterno contro il quale Don Giovanni assume comportamenti ostili che ricalcano il parricidio compiuto da Edipo, che uccide appunto il padre senza averlo riconosciuto. E cosa fa Don Giovanni? Sprezzante dei rischi e temerario come sempre, sfida il defunto accettando l'invito a cena dal personaggio che lui stesso ha ucciso e che ritorna sotto forma di statua che si anima afferrandolo e scaraventandolo nell'inferno. Ecco il tema della colpa e della punizione. La Klein, che è stata veramente un'acuta interprete del mito del Don Giovanni, si spinge oltre e ci spiega come il nostro personaggio soffrirebbe di una inconscia ossessione. È oppresso dal terrore della morte delle persone da lui amate. Pensate che intuizione ha avuto questa autrice. Tale paura potrebbe gettarlo nella disperazione più cupa, ma Don Giovanni ha sviluppato una potente difesa, l'infedeltà, che gli consente di provare a se stesso che il suo unico oggetto d'amore, la madre, non è indispensabile, dal momento che egli può investire le sue energie su altre donne. Questa infedeltà è quindi il prodotto di un compromesso inconscio, la cui dinamica sarebbe questa. Don Giovanni, abbandonando la donna desiderata, si distoglie dalla madre, salvandola dal suo amore
che lui percepisce come pericoloso perché avido e distruttivo. Con questa difesa tenta di liberare se stesso dalla sua dolorosa dipendenza da lei. Ed è come se facendo così Don Giovanni tentasse di salvare la madre, da cui nasce il timore di perdersi in lei o di esserne divorato metaforicamente. E così si sottrae a tutto questo per tutelarsi. Alla base dell'intera dinamica vi sarebbe quindi la paura di una dipendenza mortifera, che scatenerebbe tendenze distruttive, avidità, rabbia, dunque meccanismi di scissione e di repressione di emozioni percepite come pericolose e cattive perché la madre non può tollerarle. Oltre alla Klein, ci sono molti altri autori come Winnicott, anche lui un grande psicanalista, che parlano di una fissazione alla fase orale. Quando la madre non riesce a identificarsi empaticamente con gli stati d'animo del bambino e a tranquillizzare le sue ansie, la frustrazione incrementa la rabbia del bambino, no? E di conseguenza il suo bisogno di incorporare la madre si tinge di aggressività e di colpa. Così l'esperienza dell'incorporazione è vissuta dal bambino come un'esperienza aggressiva, come attacco alla madre, insieme alla paura di esserne a propria volta divorato. Che succede a questo punto? Che inconsciamente la paura di essere divorati determina una difesa del tipo: prima che tu mi divori e mi distrugga, lo farò io. Ma capiamo bene che l'origine di un simile atteggiamento è proprio la vulnerabilità e l'impotenza, quindi un sentimento di inferiorità, che nasce dalla paura di perdere l'oggetto d'amore, la paura di perdere l'oggetto, che porta poi attraverso i comportamenti tipici del Don Giovanni come il collezionismo delle conquiste all'illusione onnipotente di poter controllare e manipolare l'altro. Questo è quello che si chiama un rituale, che è un tentativo di superare, di esorcizzare la potenza malefica dell'altro. E allora si evince come la strategia tipica di tali persone sia quella di non voler svelare la propria identità per salvaguardare la propria fragilità. Infatti, una rappresentazione calzante del nostro personaggio è la figura del camaleonte, che riesce a difendersi nascondendo la sua reale identità. Don Giovanni possiede questa facoltà camaleontica che si manifesta soprattutto nell'arte inconscia di incarnare le proiezioni maschili della donna che deve sedurre. In sostanza, è la facoltà di vestire i panni del gentiluomo ideale e dell'innamorato fedele, che la donna ingenua attende e sospira, la donna ingenua però. E allora iniziamo a capire anche tutta questa vitalità, la smania di protagonismo, che sono così esasperate da far sospettare che esse servano a coprire appunto una paura, distogliendo lo sguardo dall'approfondimento del legame con l'altro, che invece risulta un legame sommario, superficiale, e poi riproduce la situazione originaria con i genitori, di rapporto con i genitori. E questo è già un modello esplicativo. Il nostro seduttore non perviene all'incontro autentico con l'altro, anzi è vorace. Ciò che per lui conta è la quantità. E poi il Don Giovanni, per lui non esiste una donna, ma le donne. Non si rapporta con l'altro come un essere particolare, amato per la sua peculiare natura, ma sembra rincorrere piuttosto una femminilità in sé, l'idea di donna. Una volta raggiunto il possesso dell'oggetto desiderato, questo perde di ogni attrattiva e viene abbandonato. Ciò, ripeto, è indice di una paura del rapporto, ma è anche indice di una fedeltà ad un oggetto interno arcaico che impone un amore assoluto attraverso una forma simbiotica e totalitaria. Tale oggetto, dice Freud, è la madre. La madre, secondo la lezione di Freud, è la prima seduttrice. L'amore è nostalgia della madre.
Apriamo una parentesi. Dovete sapere che all'inizio il rapporto tra la madre e il bambino è di tipo simbiotico e fusionale, ma poiché la presenza materna è inevitabilmente discontinua, la frustrazione del desiderio permette al bambino di staccarsi e differenziarsi. Freud articola la nascita del desiderio con la capacità del bambino di tollerare la frustrazione e l'assenza della madre. Freud dice che diventiamo capaci di amare solo nel momento in cui sacrifichiamo le richieste onnipotenti di soddisfazione del bisogno, tollerando appunto la mancanza. L'amore dunque porta il segno di un sacrificio, di una inibizione della pulsione, per dirla tecnicamente. Per Freud è proprio la frustrazione che permette una trasformazione della domanda stessa d'amore, dato che in definitiva la crescita comporta l'elaborazione di un lutto, Ma non tutti riescono ad elaborare questo lutto e a tollerarlo. Ed è proprio il caso del nostro Don Giovanni, una personalità narcisistica la cui fragilità impedisce di misurarsi con la frustrazione e con la perdita. E allora cosa fa il nostro personaggio? Lascia, abbandona per primo per non incorrere nel pericolo di essere abbandonato e dunque di poter risperimentare un'esperienza di separazione e di lutto considerata insostenibile. E questa è proprio una costruzione difensiva che consente di provare a se stessi che il proprio oggetto d'amore non è indispensabile, dal momento che è facilmente intercambiabile. Ed ecco la ricerca compulsiva del partner usa e getta, il bisogno di continue conquiste e la necessità poi di enumerarle, che rivela un individuo incapace di abbandonarsi all'amore. Non ci può essere abbandono perché non c'è fiducia. Infatti si tratta sempre di una folla anonima di passanti, numeri senza volto che mostrano proprio l'impossibilità del Don Giovanni di amare la singola persona, la loro particolarità, l'individualità dell'altro, fidandosi. Ma noi dobbiamo ora chiederci cosa va a compensare questo bisogno di continue conquiste. Cosa compensa? Vuole compensare questo non poter effettivamente possedere, l'incapacità di approfondire il legame amoroso. L'enumerazione delle conquiste diventa un premio di consolazione, l'illusione anzi di avere in qualche modo realizzato certe fantasie di onnipotenza. Ma questa è una ricchezza apparente che in realtà rivela un'estrema povertà. Per questo tipo di narcisisti, riuscire a sedurre l'altro, cioè a conquistarlo, che poi equivale a sottometterlo, rappresenta una verifica positiva del loro stesso valore, una riprova della loro esistenza. Seduco dunque sono. L'autostima del narcisista è talmente fragile che un rifiuto può scatenare reazioni di tipo psicosomatico. Infatti, quando capita che l'altro non si conceda, suscita penosi sentimenti di nullità, di indegnità, di perdita dell'identità. Perché l'altro ha il potere di confermare o invalidare l'identità. Ma per sua fortuna, una personalità narcisistica riesce a ridurre al minimo il rischio di esperienze così traumatizzanti. E lo fa proprio rifiutando in partenza di attribuire all'altro una individualità che potrebbe dare significato e spessore a un sì o a un no. Il narcisista col suo comportamento dice a se stesso: io non ho bisogno di te, ma in realtà dovrebbe dire: non posso permettermi il lusso di avere bisogno di te. Sono troppo vulnerabile per affrontare questa situazione, perché non potrei tollerare l'angoscia che comporta e che risale ai più precoci vissuti, alle prime relazioni genitoriali. Sono proprio questi vissuti che vengono riattualizzati e rimessi in scena dalla coazione a ripetere e quindi dal rituale nel tentativo di essere superati. Quindi diciamo che quello del Don Giovanni è la ricerca di una conferma narcisistica, una convalida di sé che è avvertita come continuamente sfuggente,
perché il Don Giovanni è sempre bisognoso di riprove che provengano dalla dedizione dell'altro e quindi dall'esterno, dal suo amore rispecchiante, come direbbe Lacan. Ciò che Don Giovanni cerca è in definitiva una conferma del proprio valore. E allora capiamo che l'idealizzazione iniziale dell'altro deve essere sempre presente, perché se l'altro è così prezioso, che è così prezioso, bello, intelligente, preferisce tra tanti proprio me, significa che il mio valore è altissimo. Questo è ciò che dice a se stesso il nostro seduttore, vivendo l'incantesimo di essere il prescelto, l'eletto, e proponendosi all'altro come un amante infallibile, mascherando in realtà una ricerca di potere. E questa ricerca di potere racconta molto bene la nostra società. Lo illustra dettagliatamente, ad esempio, Alessandro Negrini, che ci spiega proprio come va inquadrata la figura del Don Giovanni nell'orizzonte della cultura occidentale, e cioè assumendolo come simbolo dell'epoca dei lumi, come colui che si accorge dell'inganno del divino e che quindi rifiuta di assoggettarsi ad una morale dogmatica. Soprattutto il Don Giovanni rifiuta la condanna moralistica del piacere e del potere, perciò diventa l'eroe della ragione, il simbolo della liberazione di un uomo che si alza, che raggiunge per la seconda volta una posizione eretta e si proclama attore del proprio destino. Questa sete di potere degenera poi nel cosiddetto Don Giovannismo, che implica un'idea libertina, un po' rinascimentale dell'uomo, visto come spirito forte, pensatore libero, ateo, che afferma l'indipendenza della ragione sui sentimenti. Qual è il problema? C'è sempre un ma. È che questo Don Giovanni noi lo amiamo, e questo è il problema. È bello, arrogante, forte, non si lascia mai disturbare dai sensi di colpa, poiché il presente nella sua pregnanza odorosa di carne è il solo fondamento che lo spinge ad agire, il presente. Come è stato detto, Don Giovanni è il rosso che si impone: passione, sangue, amore, morte. Di che cosa è simbolo per noi oggi? E come può, per certi versi, diciamo pure controversi, essere considerato un eroe? Lo è in quanto, come dicevo, rappresenta il pensiero che si libera dai dogmi che hanno condotto l'uomo ad essere ombra del divino, limitato dal divino. L'eroe Don Giovanni svela l'inganno e dice: uomo, tu sei il tuo presente, vivilo. E così l'uomo liberato viene consegnato a se stesso. Ora, in questo passaggio possiamo leggervi una dinamica del mascheramento, laddove la maschera è un'interfaccia, un volto che si frappone fra la mia identità e l'altro, e questo frapporsi trasforma l'identità di ciò che sono nell'identità di ciò che appaio. Seguitemi in questi passaggi. Dunque, è l'altro che col suo sguardo mi consegna la maschera a cui aderire. È l'essere con gli altri, l'essere sociale, lo specchio che mi consegna il ruolo. Io mi definisco come identità solo aderendo ad una maschera. Sta tutto qui il problema del Don Giovanni e di tutti i narcisisti con mania di grandezza e deliri di onnipotenza. Si costruiscono tutti un'identità appunto attraverso la maschera. Allora, ciò che ancora oggi può dirci l'opera di Mozart è che il Don Giovanni si illude di essere libero dai vincoli, ma in realtà diviene schiavo del piacere, ricerca esclusivamente il piacere nel presente, manca la progettualità del futuro e il senso del limite. La ragione, privata del confronto con i suoi limiti, cerca l'indipendenza assoluta, lo svincolo dal confronto, e non approda più a nulla, ecco il nichilismo. La ragione consegna il senso a se stessa, proprio in quanto strumento. Questo è proprio uno stato narcisistico, miope, in cui manca il confronto autentico con l'altro. Don Giovanni diventa il tecnologo della seduzione, che alla morte di Dio sostituisce il feticcio della tecnica, non meno tirannico del Dio. Che succede a questo eroe? Succede
che da eroe diventa vittima, da attore del proprio destino si trasforma in inconsapevole pedina. Il mascheramento si trasforma in prigione, la maschera diviene volto e il volto esiste solo come volto mascherato. E l'altro è ridotto ad appendice strumentale della propria maschera. Sia le persone che le cose sono ridotte alla loro utilizzabilità, strumento. Per Don Giovanni le stesse donne sedotte diventano strumento di conferma della propria maschera. Di conseguenza, il fine non è più l'oggetto di conquista, ma il conquistare stesso. Ci troviamo di fronte ad una seduzione vista non come un portare a sé il desiderato, né come un autentico preambolo al consumo del desiderio, ma è una seduzione che mira a condurre l'altro alla soglia di sé, non dentro di sé, poiché l'attrarre qui metaforicamente non coincide con l'abbracciare. Come ci si risveglia da tutto ciò? Mettendosi in contatto con l'inconscio. Per Jung l'inconscio è la matrice di tutte le potenzialità e possiede una sua funzione autonoma. L'inconscio ha intenzioni, intuizioni, sensazioni, pensieri, proprio come la mente conscia. E allora non dobbiamo fare altro che dare voce o tradurre l'inconscio ascoltando il suo racconto, che è sempre un racconto fatto di immagini nuove per l'io, quindi fertili, costruttive. L'inconscio è il fattore creativo e trasformativo per eccellenza. E come Mercurio l'inconscio contiene ogni aspetto della natura umana, luce, tenebra, sovrumano, bestiale, divino, demoniaco. L'inconscio è come un forziere colmo di un tesoro, fonte di ogni ispirazione per noi, che dobbiamo maturare un atteggiamento artistico verso la nostra vita, prendendola come un'opera d'arte. Poi, essendo l'inconscio un sistema che esprime attraverso il linguaggio dei simboli, corregge le predisposizioni della mente conscia, compensando la sua unilateralità con una percezione più ampia, immaginativa, non razionale, che restaura l'equilibrio e rivela un significato più completo, più completo. Ecco l'importanza di mettersi in contatto con tutto questo mondo sommerso, dal quale affiora una valida guida che indica la nostra vera destinazione, fedele alla nostra parte più autentica, che Jung chiama il sé, e che non viene falsata dai pregiudizi della mente conscia. Per dirla brevemente, se è vero che ogni paziente ha un disturbo dell'immaginazione, ogni cura passa per un recupero dell'immaginazione, al fine di avere nuove visioni. Ecco, nel realizzare questo video mi sono posto l'ambizioso compito di porgervi una mia visione. Se poi è vero che siamo un po' tutti dei Don Giovanni, allora sarà proprio l'amore a curarci. Buona giornata a tutti, arrivederci.